Villa Bartolomea. Il fiume Adige ne è il padre di questo paese, mentre la palude che copriva le grandi valli veronesi ne è la madre, che su queste terre accolse genti fin dalla preistoria. Risalgono all'età del bronzo i primi insediamenti umani ed è documentata la presenza dei paleoveneti e degli etruschi. Resti di centri agricoli, fortificazioni, fabbriche di laterizi, mosaici e tracce della via consolare Emilia Altinate testimoniano la diffusione della civiltà romana. Il paese viene citato per la prima volta verso l'VIII secolo in un atto di donazione effettuato dal re Berengario a favore dell'abbazia della Vangadizza di Badia Polesine. Si hanno notizie di bonifiche effettuate dai Benedettini intorno all'anno 1000, mentre il paese nel XV secolo fu dato in feudo ad Ottobono III per passare in eredità ai conti San Bonifacio, che determinarono per secoli il destino di Villa Bartolomea. Da vedere la neoclassica parrocchiale con il campanile romanico, la palazzina in stile gotico veneziano, l'oratorio di Sant'Anna, Villa Ghedini e la Giazzara, le parrocchiali di Carpi e Spinimbecco, oltre alla frazione di San Zeno in Valle, sperduta nelle valli grandi veronesi.